Wahekuj, ben ritrovati da vostro Andrea Nicolante, uno su Yoke Watch e Nuzlocke. Iniziamo un nuovo episodio. E si fa notte e si fa giorno, un nuovo giorno. Buongiorno Nate, è ora di lavarsi i denti, la faccia e di vestirsi. Con quale entusiasmo Whisper tu ti alzi la mattina? Ma forse non ha neanche bisogno di dormire essendo uno yokai. Eri letteralmente sfinito. Ti sei proprio meritato un bel sonno ristoratore. Sei stato grande ieri. Grazie. Già, Trisalamandra era davvero forte e per poco non ci rimettevo gli yokai. E se fosse andato fuori un altro yokai altrettanto forte? Sai, Nate, preoccuparsi fa sprecare più energia del dovuto. Ma in questo caso ci può stare. Credo che ci serviranno degli yokai più forti. Più uno yokai è forte, più bravo sarà a nascondersi. Bisogna potenziare il tuo yokai watch se vogliamo trovare degli amici più forti. Oggi potremmo concentrarci su questo, che ne dici? Sono d'accordo, ma come si potenzia lo Yokai Watch? Potresti cominciare visitando il negozio di orologi. Se ami gli orologi in modo sovrumano, visita allora Di Vitaliano. La famiglia dei proprietari si occupa di yokai da decenni. Sono stati loro proprio loro a creare lo Yokai Watch. Quindi saremo in buone mani al momento di potenziarlo. Ecco, non è che sono stati loro a crearlo. Ok, è una cosa un po' diversa. Wow, sembra un'ottima idea, andiamo! D'accordo, l'ora di Vitaliano, arriviamo! Ricordo di aver visto quel posto dalle parti della stazione di Campo Fiorito. Ora, andiamo a Campo Fiorito. E possiamo reclutare roba nuova. Però, è un po' diversa la faccenda. Nel senso che, ok, andiamo a Campo Fiorito, ma... reclutare uno yokai di livello E non mi attira molto l'idea. Mi attirerebbe di più reclutare uno yokai di rango D. Che poi si evolva o no, quello è un altro conto. La cosa interessante è che ora c'è il terrore onirico. È quello. E la cosa bella è che se mi vede Koros, bye bye Nuzlocke. Mi tocca ricominciarla da capo. Campo Fiorito. Come vedete già lo Yokai Watch mi segnala yokai di livello E, ma... come ho detto, non posso cercare yokai di livello E. Voglio prendere questa cosa che sta qui sopra. Ci arrivo da qui, sì. Eccola qua. Ehi. Esca da pesca. Che ridere. Meglio, potrei anche cercare di prendere Segnam, che poi diventerebbe Amplicamp. Insomma, Amplicamp non è male, Amplicamp, ma... c'è di meglio, c'è di meglio. Eccoci qua, l'ora di Vitaliano. Mi chiederà di fare due cose. Benvenuti all'ora di Vitaliano, sono Vitaliano Bella Vista, che vi serve? Beh, avrei delle domande da fare su questo orologio. Ma certo, vediamo un po' cosa abbiamo qui. Oh, vedo che è un Yokai Watch autentico, è davvero molto bello. E chi sarebbe piccolo yokai che ti sei portato dietro? Sono Whisper, uno straordinario valletto yokai al suo servizio. Un momento, lei riesce a vederlo? Allora, prima ti ha detto che ha creato lui lo Yokai Watch, la sua famiglia. Si occupa di Yokai Watch? Riesce a vedere uno yokai? Oh, wow! Certo che ci riesco, ti svelerò un piccolo segreto, io sono uno yokai. Vedi, alcuni yokai come lui assumono una forma umana e vivono tra gli umani. Oh, non lo sapevo. Ora, vi ricordate che ho detto nello scorso episodio che in realtà Yokai Watch 1 non è mai accaduto? Ebbene, questo testo ne è la conferma. Se Yokai Watch 1 fosse accaduto, perché Yokai Watch 2 Nate sostiene che Vitaliano Bellavista, nonostante siano passati 60 anni, è uguale a come era nel passato, nel presente? Quando c'è lo scambio tra passato e presente, vi ricordate? Come fa a dire quella frase se Yokai Watch 1 è accaduto? Quindi, questo è un altro punto a favore di Yokai Watch 1 che non è mai accaduto, purtroppo. È un po' una cosa brutta, ma... ehi, vorrei fare amicizia con degli yokai più forti. Bene, capisco. Quindi vorresti un potenziamento funzionale completo? Con molto piacere. Mi manca mettere le mani su quei gioiellini. Però per far sì che questo accada mi serviranno dei pezzi speciali. Mettiamo un pochino, allora mi serve una rotella, una vitina e una molla. Chiamerà il negozio di bici per la vitina, in modo che potrai ritirarla lì. Credo che la rotella che mi serve sia nella vecchia villa, mentre la molla dovresti riuscire a trovarla all'ostello del viandante.
Ok, allora, come prima cosa, se ti porto quello che mi hai chiesto. Ok, la vecchia villa, il primo yokai che incontriamo nella vecchia villa, se voglio farmelo amico, ci provo, però non è detto che ci riesca. Ok, quindi, questo yokai mi sembra per la vecchia villa si può andare tranquillamente senza l'orologio potenziato. Sì, a parte il rango leggermente più alto. Oh mio Dio, che è un signore? Abiti a Valdoro Nuova? No, quella vecchia. A parte qui, che comunque sia... No, questa qui. Ci vuole il rango S, mamma mia. Non mi ricordavo ci volesse il rango S. Accidenti, così alto ci voleva per andare lì? E germoglio di bambù. Entriamo, vediamo quale primo yokai ci tocca. Intanto estraggo lo stilo. Mamma mia, è incastrato. Questo sì che è un posto strano dove ritirare una rotella. Beh, un posto come questo sarà pieno di cimeli. Ti dirò di più, non c'è alcun dubbio che sia popolato da molti yokai erranti. Troviamo quella rotella. Chi vediamo come primo? La porta è chiusa a chiave. Qui ci vuole il rango D. Non sembra esserci modo di entrare. Se fossi in te darei un'occhiata a quella parete. Dico sul serio, non trovi che sia un po' troppo sospetta? Ah, ok, quello yokai è lì allora. Ti voglio! Non è vero che lo voglio, però. Fragman! Se vogliamo usare un termine pokemonoso, catturato. Io che voglio non si catturano, si fanno amici, perché è in Pokémon che si fa. Una volta catturati sono amici. Mamma mia. Certi commenti ho letto in giro per YouTube. Mamma mia. Che brividi proprio fanno venire. Annebbia 9, si evolve dopo il 25, mi sembra il 28, 27, 28. Eccolo Fragman, e vai! E fare amicizia con Fragman? Sì. Fragman. Lascia niente, devi stare zitto. Se vuoi venire devi stare zitto quando stai con me. Mi dispiace Ferrispalla, ma... purtroppo mi tocca. Non posso farci nulla. Sto cercando, purtroppo già ho preso Fragman. Il primo yokai che è capitato era Fragman in questo gioco. In questo gioco, in questa villa, in questo gioco. Wow! No! Aspetta! Ma c'è cascato! No, aspetta, c'è cascato coso! Fate zoma! E Neko-chan va alla grande, sbaraglia tutti. Io, ragazzi, non mi ricordo se la chiave è qui. Si prende tramite le ceste oppure devo cascare di sotto. Fa un po' vedere, allora. Ecco, ci sto cascato io. Ah, ecco, ora posso cascare sotto, sì. Ora posso farlo, bene, bene, bene. Però, c'è una piccola cosa, da qui si esce ora. Chiave vecchia villa, attenzione. Io ora dovrei poter andare di là. Mi chiedo a cosa serva. Forse serve ad aprire la porta chiusa vicino all'entrata. La mia è solo un'ipotesi. Torna all'entrata, grazie. Bene, bene. Sì, perché qua comunque sia molto diverso da Yokai Watch 2 per quanto riguarda il pezzo della villa. La villa si deve sbloccare col rango D, mi sembra. Poi dopo... Ah, posso rientrare da qui. C'è un oggetto? Vediamo un po'. Oh, perfetto! Però... Però va a fortuna, va. Va molto a fortuna Slot Kai. Ok, praticamente... Praticamente, che succede? Ora che salgo di rango, dopo il terrore onirico, posso usare la Slot Kai. Potrei trovare qualcosa di interessante. Però... Potrei anche trovare solo un oggetto. Ma posso usarla solo una volta per aggiornamento, per upgrade dello Yokai Watch e la Slot Kai. Quello yokai deve essere esausto. E Baku è famosa per nutrirsi degli incubi della gente. Sembra che lei stessa stia avendo un incubo. Dici che dovremmo svegliarla? Coi calci però. No, non con le carezze. Con un calcio sui denti. Su tutti quei denti. Mostro come tu non mangiare, Baku. Io avrei paura ad avere come amico uno yokai come Baku.
Fa un po' paura. Tristina, no! Vai, Cicalama! Tutti noi sei! No! Cibanian! Vai a nebbia, falle provare il terrore del buio! Oh, colpo dall'ignoto! Sì! Hey, hey. Un bel po' di punti mi aspettano ora. Pochi. Penso di salire di livello almeno, no? Tutti quanti al 10. Cattiva, Baku, cattiva. Grrr, è un leone. Stai bene? Baku, non sognare? Scusate, mi ho sbagliato in modo un po' troppo brusco. Figlio, Baku sollevata. Baku ringrazia Baku brutti sogni ultimamente. Baku fa meri sogni buoni. Tua faccia appetitosa per Baku. Grazie mille. Un momento, come hai detto? Baku amica, Baku mangia sogni cattivi. Ma certo, cerca solo di non mangiarmi la faccia. Baku non mangia faccia. Faccia però sembra buona. Ti sta dicendo che sei carino e che ti vorrebbe stropicciare di coccole. No, la voce di Baku nell'anime è molto più carina. Baku. Molto più tranquilla. Puoi vedere questa medaglia nel medaglio Yokai. Purtroppo viene in automatico, amica, io non posso farci nulla. Basta solo che non la usi. Ho Fragment da usare. Nel caso mi servisse. Ok, nessuna sconfitta per il momento. Purtroppo l'inizio del gioco è così. Tanti yokai che ti vengono amici in automatico. E quindi la Nuzlocke qui è un po' più complicata di quanto non sia su Yokai Watch 2. Ma la faccio su Yokai Watch 1 perché Yokai Watch 2 l'ho giocato troppe volte. E poi sono usciti i psicospettri pure. Quindi insomma, rigiocare un'altra volta e due non mi sarebbe dispiaciuto, però insomma troppe volte. Allora, ecco il proprietario, questo qui. Allora, che ci dice? Che ci vuole far avere lo stelo del viandante. Io posso anche rifiutarmi di avere lo stelo del viandante. Eccoci qua, negozio di bisci. Hai un campanellino per me? Cosa mi aveva chiesto? Una vitina per l'orologio. Oh, oh. E mo arriva il bello, mo arriva il bello. Noi cosa facciamo ora? Noi andiamo dall'ora di italiano. E probabilmente dice, ok, ora ti metto a posto lo Yokai Watch, ma in realtà no, perché gli serve un attrezzo che non ha più. Da quando ho perso il mutante fortunato non lavoro più come prima, senza di ora non mi sento più lo stesso, potresti recuperarmele? Mi stai forse chiedendo di recuperare le mutande? Non le sembra una cosa un po' strana da chiedere? Per niente, ho chiamato le terme di Valdoro, ma nessuno le ha trovate. La cosa non mi sorprende più di tanto. Mi hanno detto di tornare a fine giornata dopo la chiusura, ma ho un po' paura di uscire di notte e non chiedermi perché. Ti dispiacerebbe dare un'occhiata alle terme dopo la chiusura? Per recuperare le mutande? Non posso farlo. Mia madre andrebbe su tutte le furie se scoprisse che sono uscito di notte. Le mie povere mutande, se solo ci fosse Baku sarebbe diverso. Tu chiamare Baku? Praticamente ora con Baku possiamo uscire di notte. Sì, ci fa tutto quanto una spiegazione, Baku si occupa di qualsiasi cosa. Ci dice, tu vai a dormire tranquillo, Baku assorbe la sonnolenza, lei prende le tue sembianze e ci leggina sulla torta, tu puoi uscire e andare a fare i tuoi porci comodi la notte. Eccoci qua, una transizione in automatico va benissimo, molto meglio anzi. Non tutta Baku, però se no come faccio a dormire la notte? Dormo di giorno. Wow, funzionato, non lo stando neanche un po'. Bella scorpacciata, Baku piena e a sonno. È fantastico, Nettore, siamo liberi di andare in giro la notte. Svegliamocela subito prima che i tuoi genitori se ne accorgano. Ma stanno dormendo. E come sempre dormono in letti separati. Ma perché dormono in letti separati i giapponesi? Io non lo capirò mai sta cosa.
Fiu, ci abbiamo fatto senza farci notare. Ottimo lavoro. Andiamo alle terme. E Whisper, aspetta un attimo, non senti qualcosa di strano? Eccolo qua, il terrore onirico. Ah, cos'è stato quello? Si chiama Oni, non c'è tempo per spiegare, ma solo per scappare. Bella uscita, ma mi sta proprio... Oh mio Dio, là, c'è un blocco di yokai lì, oh! Cavolo! Ma yokai a guardia ci sono? Dove sta Koros? Perché non riesco neanche a vederlo sulla mappa. Provo a fare una cosa, va. Oh mio Dio, ci sono riuscito a passare. Sono passato? Ah, oh cavolo, dov'è Koros? Fammi andare, dai. Posso farcela. Sì, perché non ci sta Koros qua, bene. Ce l'ho fatta. Mamma mia, non ne posso più. Quella cosa ci acciufferà. Non diamoci per vinti, Nate, continua a correre, ce la puoi fare. Siamo arrivati. Ah, ecco Velenotto, va. Oh, ciao. Non ci siamo incontrati prima? Basta con le chiacchiere. È da un po' che ti osservo, Nate. Se vuoi scappare, questa porta ti riporterà in un posto sicuro. Un momento. Sei stato tu ad aiutarci contro Trisalamandra, non è così? Non sono mai riuscito a ringraziarti. Beh, sì, comunque non pensare che io e te siamo alleati. Non sono un poliziotto, perciò non aspettarti un altro salvataggio. Addio, Nate. Che tipo strano. Attraversiamo quella porta, Nate. Ce l'abbiamo fatta. Siamo salvi per un pelo. Quello che ci aiuta è un tipo piuttosto misterioso, eh? Oni che ci stava inseguendo, credi che fosse qualcuno o qualcosa? No, Oni ho idea. Spero sia finita la fiera delle battutacce. La sua apparizione può voler dire solo una cosa, terrore onirico. Non sono sicuro di volerlo sapere, ma di che si tratta? È un tipo di incubo che hanno i bambini. Sì, gli Oni ti fanno avere... Sono la manifestazione degli incubi dei bambini. È un vero incubo, non farti vedere, non esagerare. Si sta avvicinando, corri verso l'uscita. Sì. È strano però che ci siamo ritrovati nel terrore onirico da svegli. Forse perché c'era Baku che dormiva al tuo posto? Possiamo scoprirlo più tardi, stavamo andando alle terme. Dobbiamo far potenziare il tuo Yokai Watch in un batter d'occhio umano. Rintracciamo un paio di mutande fortunate di quel vecchietto. Sì, diamoci una mossa. Ed ora c'è il terzo boss. Ed ora c'è il secondo boss, Terma Yalozzo. Sarà un pochino difficile da battere Terma Yalozzo. Cioè. Mi sa che un paio di yokai ce li rimetto stavolta. Sapete che c'è? Mi alleno un altro po' perché non ce la faccio a batterlo secondo me. Vado alla vecchia villa, 10 minuti di allenamento intensivo contro gli yokai e poi dopo si va a comandare. Almeno devo stare a livello 11-12.
Bene, direi che ora che abbiamo fatto un po' di allenamento, avete visto, mandando avanti molto velocemente le immagini, è un po' tardi per andare in giro, se ho fatto un bagno dovrò tornare domani. Ma veramente sono qui per recuperare una cosa, per un amico. Sono spiacente, ma non ci sono oggetti smarriti, ho appena controllato. Starò qui ancora per qualche minuto, se vuoi potrò anche te in giro. Fantastico, grazie. Diamo subito inizio alle ricerche. Un momento, ho aperto qualcosa. Si tratta di mutande? No, sento un'aura potentissima provenire da quella vasca laggiù. Credo che ci sono yokai nascosti da qualche parte, dobbiamo scovarlo. Mi fa strano dirlo, ma non potremmo trovare le mutande e filarcela? Eh già, ha ragione Nate, eh. Andiamo in quello delle ragazze, Sei un ragazzo, no? Se dicessi di no? ha ragione però, se dicessi di no? Ho detto un po' alla romana, ma va bene comunque. Mamma mia, termaiale, ma perché devo affrontarlo? Guardalo, se ne sta lì con la bocca aperta a godersi l'acqua calda. Oh sì, termaiale ama fare un bagno caldo dopo una giornata faticosa. Oink. Wow, così quell'ora potentissima proveniva da un solo yokai. Quella vasca sembra così rilassante. Allora possiamo lasciarlo in pace e andarcene, giusto? Dimmi di sì, ti prego. Ehi, voi due laggiù, fate silenzio. Non vorrete che Termaiale esca dalla vasca e vi conci per le feste. Oggi picchia, guarda le mutande che indossa! Devo? Scommetto che quelle sono le mutande fortunate del signor Bellavista. Un momento, dici sul serio? A meno che qualcun altro non abbia il suo nome scarabocchiato sull'elastico. Spero che non sia questo il caso. E là, signor Termaiale, potrebbe darci quelle mutande? Per favore? Prima interrompete il bagno termaiale e ora volete le sue nuove mutande. Sembra che termaiale debba darvi una lezione indimenticabile. Oink oink oink. Ma perché? Eccolo qua. Hehehehe. Come iniziamo, con un talismano attacco forza? Ma ci dai, proviamoci. Facciamo un attacco totale. Vai, subito, tagli della cicala, cicca! No, chi è Jibanyan? Subito, incantato. Però pochissimi danni, è ottimo. Ecco che punto debole trovato, subito, ottimo. Calmati tu, qua. Poco i danni per maiale della malora. E basta incantare! Ottimo, ottimo! Tristina! Non mi deludere, Tristina! Era meglio Cristina a sto punto. Vai anche tu con Negativirus. Ok, ci siamo. Chi attacca prima? Io. Ok. Allora oggetti subito, vado. Non lo carica finché, ok. A chi devo dare? A Cristina, vai. Che non fa mi sicura da solo. Bene, eccola qua, ok. In faccia, ragazzi, in faccia. Bene. Ah, tutti quanti. Attenzione, non ho fame. Ti curo io così tu puoi curare gli altri. Bravo. Vai, bravissimi ragazzi, state andando bene. Non posso affatto lamentarmi. Ho un po' di latte per Neko-chan. Anche sale di poco, ma sale. Donna, quanti danni però. Vai, Shibanyan, tocca a te. Ah no, scivola sapone. Va bene, Neko-chan. Va bene. Va bene, tanto ora, tanto attacco energy max l'ha fatto, quindi ora non ce l'ha.
Vai, tocca a te. Grugnito bollente, sì. Quanti danni? Ok, fermi. No, aspetta. Vai, 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 curati, Giovanni, curati, ok, curati, purificata, voglio dire. Oggetti, oggetti, oggetti. Ok, vai, 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 vai. Ah, vai, Tristina. Confido su di te, Tristina. Dell'ombelico. Oddio, Soma! Attaccate qualcuno, attacchi? Ok, ci bagnano, siamo pronti, ci bagnano. Vai, Shibanyan, tocca a te ora. È fatto, ok, vai. Vai, è finta! Cioè, è finita e vinta. È finita ed è vinta, è finta. Ah. Wow, di due livelli, ottimo. Energy max al 2, energy max al 2, attacco al 2. No, al 3 di Shibanyan, scusate. Oh. Senza neanche una morte. Che bello. Perché Termaiale voleva solo fare un bel bagnetto caldo. Ma le mutande non sono tue. Che bello. E adesso corpo di ballo quello. Sì, vecchietti là dietro con le alghe. Ottimo lavoro, Nate. Sei riuscito a ritrovare le mutande. Beh, sì, facciamo che questa cosa resti tra me e te. Che ne dici? Le buone azioni è meglio farle alla svelta, come ha detto una volta uno. L'ora di Vitaliano ci aspetta. Mi chiedo io, perché non ci potevamo andare da solo a recuperarle? Ma guarda un po', avete ritrovato le mutande fortunate e non ci speravo più. Grazie infinite, sento già la mia musa ritornare rapida come un treno merci. Lascia che mi riprenda questa bellezza dalle tue mani. Bene, One, ora mettetevi belli comodi mentre potenzia il vostro Yokai Watch. Crede che dovremmo dirgli che Termaiale indossava le sue mutande? Shh, non distrarlo. Come hai detto? Niente. Ecco fatto. Ora dovresti essere in grado di vedere gli yokai più forti senza problemi. Usalo con prudenza, giovanotto. Il tuo yokai watch ha raggiunto il rango D. Il rango watch indica il livello del tuo yokai watch. All'aumentare del rango watch potrai incontrare yokai più forti. Potrai anche aprire nuove porte sigillate sbloccandone i varcologi. Esegui gli incarichi del proprietario di Lora di Vitaliano per salire di rango. Aumenta il tuo rango watch, sì, va bene. Dovrebbe potrei avere degli amici molto più forti. Grandioso, non vedo l'ora di vederti in azione. Troppo cibo, Baku non mangia più. Oh, Baku sogna di nuovo. Evviva, Baku mangia più sogni. Ma com'era piena poco fa? Ha detto che era piena, già d'improvviso cambia tutto. Va bene. Ebbene, finisce anche questo. Puoi accettare la missione fusione al Tempio della Retta Via. Non posso farla, o meglio, potrei, ma dovrei comunque sia recuperare uno yokai che poi alla fine non potrei neanche usare. Quindi, Koji, come sempre, vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione, link per Instagram e Twitter. E vediamo se domani riusciremo ancora a sopravvivere a un altro episodio della Nuzlocke. Io come sempre vi ringrazio, ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye!